immagini in diretta che testimoniano lo spettacolo offerto dalle tribune questa sera. È una notte che potrebbe regalare il sorriso a una parte del pubblico. Pierluigi Pardo e Lele Dani prontissimi per il commento. EAT Vivi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A Team. Si ritrovano di fronte Lecce e Fiorentina. Come sempre, Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante, questo match pare essere davvero imperdibile. Con l'aiuto della grafica, ecco la formazione di partenza del Lecce. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Ho l'impressione che anche oggi il pressing sarà un tema tattico importante, perché ne fanno spesso ricorso per accelerare il recupero del pallone. Reggere certi ritmi per 90 minuti non è semplice, Pier. Ci vuole una preparazione fisica adeguata, soprattutto contro le squadre più tecniche, che rischiano di farti correre a vuoto. Partiti. È in buona posizione. Punizione fischiata dunque contro la Fiorentina. Prova l'accelerazione. Buonaventura. Attentissimo, situazione che era complicata. Si affidano a una fitta rete di scambi. Tentativo di mettere pressione. Sbaglia la misura, perdono palla in una zona pericolosa. Palla in out, ci sarà rimessa dal fondo. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Può contare sull'aiuto dei compagni. Appoggia su Brecalo. Continuano a far girare il pallone. Esagera qui e regala la rimessa. Viraghi. Mandragora. La mette sulla corsa del compagno. Azione interrotta. L'arbitro ha visto la posizione di offside. Si lamenta, Pier. E direi anche giustamente.
voleva la palla prima, poteva andare in porta, eh. Può dare il vantaggio alla sua squadra. Possono far male da lì. E c'è il gol! Magnifica conclusione al volo! Cross calibrato al millimetro, come evidenziato da questo replay. Bisognava solo spingerla dentro. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo palo che ha sorpreso il portiere, che forse non se l'aspettava. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Bonaventura. Occhio all'avanzata dei Viola. Ottima chiusura difensiva. Un minuto, questa è l'entità del recupero. C'è il segnale di chiusura che decreta la fine della prima metà di gara. Match che riprende con la Fiorentina in possesso di palla. Difende bene il pallone. Si affidano a una fitta ragnatela di passaggio a caccia del varco giusto per provare a rimettere in piedi il match. Occhio, cerca l'area di rigore. Pallone murato. Breccalo. Caiode. Occasione. Il gol che dà la situazione di parità. E queste le immagini del gol. Arrivato al termine di un possesso palla prolungato. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo! Rete della Fiorentina. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Josip Brekalo. Ci uniamo con partecipazione agli auguri di nonna. Prova a tenerla in attesa dello scarico. Possesso prolungato per far muovere la difesa. Riescono a recuperare il possesso. Ha spazio per andare. Ottimo il tiki-taka qui. Recuperano il pallone in una zona interessante. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre.
Palla che esce, touche, rimessa laterale. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Taglia verso il centro. Bonaventura. Palla in rete, ha battuto il portiere. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Ha segnato la Fiorentina. Trova il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Cerca la profondità. Ancora poco alla fine. Ultime occasioni. Buono qui l'intervento del difensore. Sarà fallo laterale. Fuori con il numero 77 Josip Brkalo. Entra in campo con il numero 72 Antonin Barak. Ha salvato la porta con questo intervento. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione, risolve una situazione molto complicata. 2 minuti di recupero, così indica la lavagna. Gara che finisce qui. Brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Un solo gol di margine a dividere le due squadre testimonia l'equilibrio che c'è stato in campo. Hanno mollato forse qualcosina nei momenti topici, va detto, questo. Però la squadra avversaria è stata un po' più brava a crederci fino in fondo. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. La partita era terminata ed era pareggio, Pier. Finito. E poi è arrivata la rete che si è rivelata determinante. La sua rete.